come in uno specchio è un omaggio a Gianni Berengo Gardin, la prima iniziativa che faremo nell'anno del suo 90° compleanno, che è il 10 ottobre. Come in uno specchio, perché questo titolo è stata ripresa una citazione di questo testo di Mimmo Palladino, che ha scelto di commentare la foto del vaporetto, e ci sembrava una frase abbastanza significativa del lavoro di Gianni Berengo Gardin, e soprattutto anche l'idea di rispecchiarsi nelle sue foto. Fotografie scelte da amici, intellettuali, fotografi, scrittori, attori, che hanno voluto omaggiare Gianni con una loro riflessione sulla fotografia preferita. Quando mi hanno chiesto di commentare una sua foto, ho giocato in casa, nel senso che ho scelto la rimessa tranviaria di via Teodosio, dove lavorava mio nonno, e anche una di quelle fotografie dove viene fuori un Berengo leggermente diverso dal solito. E poi c'è la piccola sorpresa un pochino ironica, cioè i due operai che passano con il tonno Maruzzello. E quindi c'è un Berengo che è meno esteticamente formidabile come è in queste fotografie, ma è sempre Berengo, perché ci regala un invito allo sguardo, alla riflessione, alla capacità di lavorare con la luce, di lavorare con lo spazio, che lui tende a non sottolineare, che invece secondo me si vede benissimo, è una delle caratteristiche che mi fanno amare enormemente il suo lavoro. E devo dire che Gianni mi ha fatto scrivere un testo per la mostra dei suoi 70 anni, per la mostra dei suoi 80 anni, per la mostra delle cosiddette foto inedite, come se ci fossero foto inedite di Berengo Gardin. Io trovo che tutte le foto di Gianni mostrano un Berengo Gardin un po' diverso dal solito, no? Ed è questa la sua caratteristica. Nel panorama della cultura italiana del Novecento, cioè lui è lì, è imprescindibile, ha raccontato le sfaccettature di questa, della vita di questo paese. Domani sarà probabilmente, io credo, uno dei documenti storici Del tempo che abbiamo avuto il privilegio di vivere con lui. Sono due o tre, non sono moltissimi, due o tre persone delle quali sono molto orgoglioso di essere un contemporaneo. Berengo Gardin è una di queste. Thank you.